con Tinassa. Piove su Torino, quasi come malinconicamente a salutare la fine dell'era Andrea Agnelli, perché come ben sappiamo ieri tutto il CDA bianconero ha rassegnato le proprie dimissioni e quindi repulisti totale con un nuovo percorso da intraprendere. Ecco quantomeno momentaneamente il DG Scanavino, ecco quantomeno momentaneamente il presidente Ferrero. Cosa significa? Che saranno figure apicali nel nuovo board del futuro bianconero? Questo lo scopriremo solamente vivendo. Di sicuro al momento la Juve ha un DG e un presidente fino al prossimo CDA di gennaio, dove poi tra l'altro verrà eletto appunto il nuovo consiglio di amministrazione. Parallelamente è chiaro che è normale che il tifoso bianconero voglia sapere ma verso quale direzione sta andando la società. Ci saranno elementi di spicco, basti pensare ad Alessandro Del Piero, che è il nome più chiacchierato in questi giorni, basti pensare poi ad altre figure che sono state associate alla vecchia signora, ma mi limito a dire per il momento che presto, tanto presto, è giusto proiettarsi verso le puntate del domani, ma al tempo stesso bisogna anche fare cronaca, tipo quella di ieri con alle mie spalle un vero terremoto che si è abbattuto, perché onestamente nessuno di noi avrebbe potuto immaginare questo epilogo, in relazione anche al fatto che il giorno prima Andrea Agnelli, ormai ex presidente della Juventus, avesse parlato del convegno delle seconde squadre, spalleggiato poi dal sistema Calcio Italia. Quindi evidentemente è normale che in questo momento il tifoso juventino non riesca più a capire quali siano i riferimenti e soprattutto quali siano le persone, i personaggi chiamati a inevitabilmente costruire la Juventus del domani. Finisce l'era Andrea Agnelli dopo 12 lunghe primavere trascorse proprio qua, alle mie spalle, però rimarcherei anche il fatto che si stia parlando della fine di Pavel Nedved alla Juve, lui che ha dato tantissimo sul rettangolo di gioco e lui che è stato anche vicepresidente della vecchia signora, proprio supportando un amico nonché superiore, ovvero Andrea Agnelli. Quindi anche per quanto riguarda la furia cieca credo che sia giusto attribuirgli i giusti meriti per ciò che ha rappresentato proprio alla Juve. Andiamo oltre, vi ho raccontato ieri con un pezzo su gol.com come la figura di Maurizio Arrivabene sia stata indicata come la persona che dovrà appunto traghettare con i poteri che ha avuto ovviamente dall'ultima assemblea, quindi una Maurizio Arrivabene che ancora lavorerà per qualche tempo alla Juve, ma da quanto intuito non verrà poi introdotto nel nuovo management o in generale comunque non sarà lui il prossimo amministratore delegato della Juve, quindi parliamo anche per quanto concerne di Arrivabene di una figura prossima a lasciare la Juve. È tosta perché io faccio ancora un passo indietro qua alle mie spalle, quando decidono di mettere alla porta Beppe Marotta optano per responsabilizzare i cosiddetti giovani, quindi Ricci, quindi Re, quindi Paratici, e proprio Ricci recentemente ha salutato la Juve per intraprendere un nuovo percorso e si è andata a chiudere così un progetto che non si è rivelato redditizio. Abbiamo fatto questa mattina proprio qua sul mio canale YouTube, a tal proposito se già non l'avete fatto iscrivetevi, mettetemi un like, soprattutto per questa pioggia, no? Non tanto per i contenuti di questo video, ma per fare un video sotto la pioggia battente qua a Torino, e soprattutto poi anche attivate le notifiche per ricevere i miei aggiornamenti. Quindi abbiamo fatto un'analisi su Andrea Agnelli, primo percorso alla Juve spettacolare, dopodiché un po' di errori che hanno portato tra l'altro a... ragazzi, devo fare anche un'altra cosa, si è appannato tutto, ma io porto avanti lo stesso il video, porto avanti lo stesso il video. Quindi diciamo che complessivamente gli errori non sono mancati nell'ultimo periodo, ma bisogna anche riconoscere i meriti di una persona che ha dato tutto alla Juve, ha dato tanto,
ha ricostruito poi una nobile decaduta. Tanto non sarà bellissimo, ragazzi, ma devo effettuare una mossa live onde evitare che poi il mio compagno di avventura Matteone Moretto, che poi si bagnasse. E niente, ragazzi, questo è, quindi teniamo gli occhi molto aperti per ciò che accadrà anche nei prossimi giorni. Vedremo se ci sarà qualche personaggio in più, qualche elemento in più anche di come punto di interesse e spunto di interesse, perché queste figure annunciate nelle ultime ore, nuovo DG, nuovo presidente, ai tifosi dicono poco, ma chi sono? E beh, sostanzialmente dobbiamo considerare Scanarino, al di là del fatto che ricopra anche il ruolo di AD e DG del gruppo Jedi, è una persona molto vicina alla John Elkann, quindi alla proprietà, quindi all'azionista di maggioranza, e ovviamente anche Ferrero è una persona da sempre molto vicina a John Elkann. Quindi sostanzialmente nasce una Juve targata John Elkann. Se prima, se fino a ieri parlavamo di una Juve targata Andrea Agnelli, ora il quadro è cambiato sensibilmente e ora ci porta a fare una riflessione molto più ampia, ma con alla base una notizia shock, perché il fatto che non ci sia più Andrea Agnelli qua alle mie spalle, beh, non so voi ragazzi, ma per me resta una roba molto impattante, una roba molto forte, una roba che non ci aspettavamo, cioè immaginavamo che potesse essere giunto a fine ciclo Andrea Agnelli anche per la questione Superlega, che ora vedremo la Juventus che tipo di ragionamento porterà avanti. Insomma, non sono mancate le batoste di schiaffi, soprattutto nell'ultimo triennio, anzi direi prettamente l'ultimo triennio anche a livello progettuale. Però che da un giorno all'altro poi si azzerasse tutto il CDA, cosa che non accadeva dall'estate del 2006, quando poi si abbatté l'uragano sulla Juventus denominato Calciopoli, questo è. Oggi ho già letto delle analisi sui giornali un po' così, nel senso qualcuno parla, no, del fatto che la Juventus abbia voluto attuare questa manovra, che la proprietà della Juventus abbia voluto attuare questa manovra un po' per mettere le mani avanti e quindi proteggere la parte sportiva, ma d'altra parte sapete perfettamente come si parli di tutt'altro, cioè nel senso ribadirei del dover stare tranquilli per quanto riguarda la parte sportiva, ammende, penalizzazioni, insomma. Poi entriamo un po' più nello specifico, ciò che conta, ciò che dobbiamo analizzare qua alla Continassa è davvero l'inizio di una nuova era, perché d'altra parte la Juve è andata oltre, i grandissimi della storia, è andata oltre Boniperti, Umberto Agnelli, Giovanni Agnelli, ora Andrea Agnelli. L'importante è associare indelebilmente il proprio nome al Jam Museum. Mi sembra che Andrea Agnelli lo abbia fatto molto bene.